Ora si registrerà la conferenza. Perfetto. Va bene, dai. Allora inizio. Intanto io mi presento, sono Francesco Bursi, appunto, lavoro in GTER e ho frequentato appunto il master in G-Science che organizza l'Università degli Studi di Padova ed è il motivo per cui ho potuto partecipare a questo progetto che si chiama Google Summer of Code. Diciamo che oggi vedremo. Scusate, sono andato troppo avanti. La scaletta sarà questa qua. Quindi avevo pensato una breve introduzione su quello che era questo progetto, proprio una slide per chi non lo sapesse. Io in particolare ho lavorato con Osgeo per il progetto QGIS e poi magari entriamo nel vivo di quello che ho fatto io, quindi da dove sono partito, dal raster calculator, dal calcolatore raster che esiste. E poi come è stata implementata la funzionalità su cui ho lavorato, e magari volevo fare un breve esempio di come si può andare a toccare il codice di QGIS per modificare alcune cose, una cosa molto facile se ci riusciamo alla fine. Allora, il Google Summer of Code è un programma che organizza appunto Google, che vuole coinvolgere gli studenti universitari, per lo più, quindi in questo caso io facevo il master, ero iscritto all'Università di Padova, e nella produzione, nello sviluppo di software open source. Quindi sostanzialmente permette agli studenti di presentare un progetto di miglioramento, potrebbe essere di un software, in questo caso io ho lavorato sotto l'organizzazione di Osgeo per QGIS, e alla fine di queste 10 settimane di lavoro c'è una valutazione finale e viene valutato il lavoro per ogni organizzazione, quindi Osgeo, ci sono altre organizzazioni, sono tantissime elencate nel link qui. Ci sono dei metodi diversi per la valutazione e c'è una premiazione, nel senso che ti riconoscono quello che hai fatto e ti viene corrisposto diciamo un premio in denaro. Ok, io poi volevo parlare un attimo dell'organizzazione, di come Osgeo organizza tutto il Google Summer of Code, che è abbastanza strutturato, secondo me, quindi ti richiede di compilare dei report settimanali e di creare una pagina sul wiki dedicato. Poi, per quanto riguarda la valutazione finale, loro guardavano sostanzialmente la pull request, il repository principale, che io gli ho linkato nel report finale che mi hanno richiesto, che è che trovate sulla mia pagina di GitHub. Poi eventualmente faccio in modo di lasciare tutti i link interessanti, questi ci sono già nella mailing list magari, ma tutti i link interessanti nella descrizione del video. La cosa, che appunto mi ha fatto più piacere e che probabilmente ha permesso anche alla feature di vedere la luce è stata, come si diceva prima, la collaborazione con Martin Dobias e Petrick, che sono appunto due sviluppatori molto esperti che si erano proposti appunto per seguire uno studente in questo percorso. C'è stata una parte molto importante anche con l'interazione con la mailing list, ne faccio un accenno dopo, quindi magari adesso proseguo. E qua solo un piccolo reminder su come avviene lo sviluppo, almeno come è stato per me, ma anche le linee guida di QGIS sono circa queste, un po' più dettagliate. Quindi come si fa a sviluppare del codice e a farlo accettare per una PR, per una pull request per QGIS. Quindi in questo caso io mi sono fatto il fork del repository principale sul mio account di GitHub, ho clonato tutto il repository sul mio PC. Ho compilato QGIS, e poi inizia la parte di sviluppo o di correzione degli errori, quindi di bug fixing. E se si sono individuate magari degli errori su cui si può mettere mano, intendo. Nel mio caso c'è stata anche una parte di sviluppo di codice per testare la nuova funzionalità. Si fa poi un commit al repository remoto e poi si prepara la pull request al repository principale, facendo in modo di formattare il codice in maniera adeguata e fornendo tutta la documentazione necessaria.
E alcuni aspetti che anche in questo punto ho trovato molto interessanti e che ho ritenuto necessario evidenziare in questa presentazione sono il fatto magari di automatizzare il format del codice, quindi facendo girare degli script come questo, prepare underscore commit, che appunto controlla e corregge il formato, si occupa dei Python bindings, se il codice è scritto in C++ come era il mio. E fa anche altre cose, poi per l'approfondimento vi rimando direttamente alla guida su come utilizzare, sono due righe, su come utilizzare questo script di Bash, ma è veramente facile. Il progetto QGIS in generale è appunto un'applicazione desktop scritta in C++, in parte in Python. E appunto, io sono partito dalle indicazioni che mi davano i mailing list, dalle indicazioni che mi davano gli sviluppatori e dalla guida che esiste e che mi ha dato una grande mano soprattutto per compilarlo e per muovere i primi passi nell'ambiente. Utilizza Qt, che è un framework che si utilizza per sviluppare interfacce grafiche, soprattutto, e offre anche un ambiente di sviluppo, quindi abbastanza comodo in questo senso. E dopo ve lo faccio vedere, cioè, non è niente di particolare, però per far partire QGIS ve lo faccio vedere se c'è tempo. E appunto si è trattato, infine, scusatemi, ho anche scritto appunto, come dicevo, una classe di test, quindi ho scritto la feature e una classe di test in maniera che non dovessi continuamente aprire QGIS e provare la funzionalità che avevo sviluppato. Quindi entrerei un po' più nel vivo di quello che ho fatto e da dove sono Buongiorno. partito. Buongiorno, buongiorno, ciao. Allora, quello appunto su cui ho lavorato è stato il calcolatore raster che esiste attualmente, esisteva ed esiste ancora fortunatamente in QGIS ed è quello nativo, quindi se andate sotto raster e trovate il calcolatore raster, ho fatto quello lì, ho lavorato su quello, che appunto, suppongo che, buongiorno, ciao Tiziano, non so se lo conoscete, suppongo di sì, se siete degli utenti QGIS sopra il livello minimo minimo. E consente di eseguire dei calcoli sulla base dei valori dei pixel di file raster che sono stati caricati su QGIS. La cosa che è permessa è di eseguire questi calcoli e poi che il risultato di queste operazioni viene poi salvato su un file, quindi scritto sul disco rigido. Diciamo, la proposta che si era fatta inizialmente era stata quella di poter utilizzare le funzionalità del calcolatore raster, che sono utili per quanto mi riguarda molto potenti, anche in maniera al volo, quindi avere un nuovo stile di renderizzazione dei raster. E quindi questo era stato inizialmente proposto da Martin, Peter e da me, è stato poi discusso nella mailing list, degli sviluppatori. E diciamo in corsa il progetto è stato un po' cambiato, nel senso che invece di lavorare su un nuovo tipo di stile, quindi come poteva essere l'esistente il shade o pseudocolor e via discorrendo, si è optato più per questo data provider virtuale che sarà sostanzialmente una checkbox vicino nel calcolatore raster che ti dice. Utilizza questo data provider virtuale, dal momento che in effetti è anche più utile dal punto di vista dell'analisi, si possono avere dei layer intermedi, dei layer intermedi e si può appunto avere delle informazioni sul layer che si è calcolato e anche dal punto di vista dell'analisi risulta in effetti più utile. Quindi la nuova funzionalità che ho sviluppato si configurerà così. Ci sarà una checkbox qua. Questo caso è in inglese, poi ci penseranno i traduttori e se hanno bisogno me lo faranno sapere per tradurre questa frase che appunto vuole dire all'utente creare un file raster al volo invece di salvarlo sul disco. Nella
in questa parte qua della finestra di dialogo invece si può specificare o non si può specificare, a seconda di come preferisce una persona, il nome da dare all'output, al layer in uscita. Quindi sostanzialmente quello che permetterà, che permette, perché attualmente la funzionalità sviluppata di fare questa feature, è appunto la possibilità di aprire il risultato direttamente in QGIS senza doverlo salvare sul disco. Quindi se avete una serie di processi di calcoli da fare con il calcolatore raster, potete permettervi di creare 10, 15, 20 layer. E senza dover salvare tutto in una cartella e poi andare a ripulire. Ovviamente poi il file che si è creato si può utilizzare come un raster layer normale, si può salvare, si possono fare altre operazioni e via discorrendo. Quindi questo qua è solo un overview di quello che ho fatto. Quindi è stato scritto in C++. Ho modificato, ho creato dal nulla alcuni file, e in tutto sono stati 17 file modificati per questa feature. Ci sono state non tantissime righe di codice, spererei di qualità, ma comunque ne avevo scritte molte di più, di 1226, poi ho ripulito molto il codice, ho eliminato alcune parti, e durante il periodo estivo, che è il periodo su cui ho lavorato su questo progetto, sono stati 131 commit, e c'è stata anche una classe che è compresa in questi 17 file, che è questo test automatico che permette appunto anche di capire come funziona la feature. Quindi, prima di buttarci, diciamo, di testa in quello che ho fatto, volevo solo chiarire due cose. Non son, ovviamente non faccio una lezione su come funziona QGIS, perché è molto ampio, e su come funziona soprattutto C++ e come si lavora. Comunque, io ho sviluppato un data provider a tutti gli effetti che prende le informazioni dai file, quindi che sia un file raster caricato in QGIS, un file presente su una cartella o quello che preferite, prende il file, fa i calcoli che deve fare il calcolatore raster e risputa fuori il risultato. Ho voluto elencare, diciamo, citare queste due caratteristiche del C++ perché tutta la codebase di QGIS, essendo C++, è un linguaggio molto potente che appunto è utilizzato nella programmazione oggetti, per chi fosse proprio profano, e appunto tutti i source file, tutte le classi e gli strumenti di QGIS sfruttano bene o male l'ereditarietà, quindi il fatto che ci sia una classe, una superclasse, una classe madre, come volete chiamarla, che è molto generale e astratta, da cui poi si va a specificare la caratteristica più specifica. E il polimorfismo, che appunto permette di ridefinire il metodo, quindi le funzioni e le variabili di una sottoclasse che vengono ereditate da una classe madre. Adesso non so se questo sia chiarissimo, comunque sostanzialmente io ho creato questa nuova classe che si chiama QGIS Virtual Raster Provider, che deriva le sue caratteristiche da questa classe un po' più astratta che si chiama QGIS Raster Data Provider, che è una grande classe con delle proprietà generali, da cui derivano peraltro anche il provider GDAL, il VMS, c'è il VFS, c'è il Postgres raster, quindi tutti i raster che sono in QGIS passano per un data provider, tutti i dati vettoriali passano per un data provider, che sarà il data provider per i vettori. Sia il data provider generale per i raster che quello per i vettori passano a loro volta, quindi derivano le loro caratteristiche principali dal data provider generico, che è la classe più astratta. Ho messo i puntini qua perché ci sono altri tipi di dati, quindi non li ho studiati, comunque dovrebbero esserci sicuramente i dati a mesh e probabilmente anche il numero di punti. E ecco, questa è un po' la struttura dei file e di come funziona QGIS, almeno per quello che ho visto io. E
Il mio strumento, quindi quello lo chiamo mio, ma non è molto mio più di chi lo vuole utilizzare e di chi lo andrà a migliorare. Questo Virtual Raster Provider, chiamiamolo, come funziona? A partire dai file raster, da un file raster, quindi può essere un layer caricato in QGIS, un file sul disco fisso e via discorrendo, il mio provider prende le informazioni che gli servono, quindi lo vedremo un po' più avanti, comunque prende la formula che deve utilizzare, il raster, il sistema di riferimento dell'output e via discorrendo. Prende queste informazioni sotto forma di URI, quindi una stringa di, scusate, okay? Una stringa molto lunga, codificata in una certa maniera. Queste informazioni vengono poi date in pasto all'algoritmo del calcolatore raster esistente, quindi ho riscritto una parte di codice in maniera che potesse dialogare in maniera corretta con il calcolatore raster esistente, che esegue tutti i calcoli, ripassa le informazioni al mio provider, che le riporta a QGIS e dà l'output desiderato, sostanzialmente. Questo in maniera, diciamo, molto ad alto livello. E ho parlato appunto del passaggio di informazioni, che è stata una delle parti fondamentali dello sviluppo di questo data provider. Quindi le informazioni che si passano sono quelle che, per capirci, quando si va a lavorare con il calcolatore raster, si devono inserire. Quindi l'output, il sistema di riferimento del file di output, o del layer di output in questo caso, l'estensione, quindi le coordinate dell'estensione, il numero di colonne di righe che si vogliono ottenere, e ovviamente la formula che contiene anche l'informazione sulla banda, quindi se ce n'è più di una, se ne è usata più di una o meno, e ovviamente il file raster che si è utilizzato, perché si parte da quello e dal data provider del file raster, quindi se è un file TIFF che si può aprire con GDAL, glielo devo dire. La finestra di dialogo lo sa perché il layer è già caricato in QGIS. Ecco, un'altra parte che appunto mi ha piacevolmente, diciamo, colpito di questo programma è la parte relativa al testing del codice. Quindi QGIS, diciamo, la community richiede da qualche anno, mi sembra da un po' di anni a questa parte, che per le funzionalità implementate, quelle principali, venga scritto del codice per testarle in maniera automatica, senza che una persona debba compilare tutto QGIS compilare tutto QGIS lo dovrà fare lo stesso, ma senza che debba aprire l'applicazione e cliccando sulla funzionalità nuova o richiamando la Python Console qualcosa, agire su quello ci deve essere un test automatico. Appunto, questi test sfruttano una libreria di Qt, che è il framework appunto usato per lo sviluppo di QGIS. Sfruttano appunto questa libreria e Ctest, che è un altro framework, e li ho trovati molto utili, non solo il test che ho sviluppato io, anche gli altri test che esistono, ce ne sono tantissimi, quindi per il raster calculator c'è un test, per quello che esiste già, per il provider di GDAL c'è un test, ce ne sono, adesso non mi ricordo quanti, ma ce ne sono molti, e li ho trovati utili soprattutto per la comprensione di quello che io ho fatto nel mio caso, quindi nel mio test, e per la comprensione di quello che gli altri hanno fatto, e quindi come funziona il codice, perché sostanzialmente un test richiama il codice che è stato scritto, come potrebbe richiamarlo uno script di Python. Quindi riesci ad avere una visione un po' più completa di come dare i dati, di che dati interessano a una classe per poter far funzionare quella funzionalità, quella caratteristica, e
Ecco, e via discorrendo. Quindi, ho riportato qua un esempio abbastanza semplice, spero, e comunque l'ho semplificato molto e volevo solo farvi, diciamo, vedere alcune cose di come funzionavano questi test che appunto ho ritenuto veramente, cioè mi hanno dato una grande mano durante lo sviluppo. E quindi, questo qua, il codice che vedete in questi colori rosso azzurro è una parte del test. In questo caso io dichiaro una variabile che si chiama decoded params e è di tipo, non è un double, non è un integer, non è una stringa, è di tipo virtual raster parameters, che è a sua volta è un oggetto che ho definito in questa classe, QGIS-RasterDataProvider, e è semplicemente un contenitore di tutti i parametri che abbiamo visto prima, quindi del CRS, del sistema di riferimento, della formula, dell'estensione, lunghezza, larghezza. È un contenitore che ti dice decoded params punto formula uguale formula, decoded params punto estensione uguale 373, perché io ho deciso, no, 373 no, decoded params punto larghezza uguale 373, perché voglio che la larghezza sia 373. È un contenitore. E questa variabile prende questi valori dal metodo che voglio testare effettivamente, che si chiama Decoded Virtual Raster Provider URI. I nomi così lunghi sono necessari per capire cosa fa il metodo, diciamo per avere subito a colpo d'occhio capire cosa fa il metodo. Capite dal nome che questo metodo, che si chiama Decode Virtual Raster Provider URI, deve decodificare uno URI che è stato già codificato e appunto abbinare tutti i parametri decodificati nell'oggetto e scriverli in questo oggetto qua, memorizzarli in questo oggetto decoded params. E vedete anche, ho messo questo test anche per farvi capire come funziona questo URI, quindi è solamente una stringa molto lunga, può essere più o meno lunga, però ha bisogno di questi parametri che sono il CRS uguale EPSG 4326, sono separati da questa I commerciale, quindi all'interno di questa I commerciale troviamo i vari parametri all'inizio, quindi siccome si utilizza per la codifica e la decodifica una classe di Qt che è utilizzata per gli URL, quelli che si vedono che si utilizzano per lo scambio via web, per intenderci, diciamo sarebbe la parte di query che interessa a noi, quindi quella dopo il punto di domanda per chi fa sviluppo web, spero di non dire delle mostruosità. E appunto, tra le I commerciali si vedono i vari parametri separati dall'uguale, quindi width, larghezza, 373, altezza, uguale, 350. Quelli più interessanti e anche più che sono stati più complessi da decodificare, la sintassi ovviamente l'abbiamo decisa io e gli sviluppatori, in maniera che fosse chiara per chi lo vedesse, magari per un utente finale no, ma per uno sviluppatore può essere abbastanza chiara. E oltre a essere chiara, deve essere facilmente decodificabile dal codice che ho scritto. Quindi, ecco, il fatto che il layer d'ingresso si chiami DEM lo prende o dalla TOC di QGIS oppure lo decido io se richiamiamo un comando dalla console di Python. E in questo caso dovremmo anche dare, appunto, come avevo detto, il percorso del file e il provider, che la finestra di dialogo del calcolatore raster invece sa già perché i layer sono tutti caricati in QGIS. Così, come avevo detto, i parametri dentro questa grandissima stringa sono quelli che avevo elencato nelle due slide precedenti, quindi questi qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e diciamo che questi qua si possono utilizzare più e più raster, quindi in verità si può aumentare la lunghezza di questa stringa molto, molto, molto. Ok, e la parte prettamente di test, quindi che utilizza una macro di Qt, è questa qcompare, che va a comparare, semplicemente a fare un confronto, tra decoded params, che è l'oggetto che abbiamo appena istanziato,
e in particolare ci interessa la formula, con una stringa, diciamo, hardcoded che ho scritto io nel codice, che è quello che mi aspetto, che è questa qui, che è la formula che ho utilizzato. E se questo avviene, il test sarà passato, se questo non avviene, non sarà passato, e in una finestra del framework che si utilizza per compilare, in una finestra dello strumento che si utilizza per compilare il codice, se è la bash, verrà una scritta sulla bash, se è la IDE di Qt Creator, verrà in una certa finestra, verrà scritto che il test non è stato passato e possibilmente bisognerà andare a vedere cosa succede. Ecco, diciamo che la parte di sviluppo io l'avrei finita, darei un occhio a quello che si può fare in futuro per questa feature e per il calcolatore raster in generale. E poi ho anche sviluppato un'altra parte, quindi ho migliorato, se si vuol dire così, o comunque aggiunto, facciamo così, una piccola funzionalità nuova al calcolatore raster che è un po' fuori da questo provider. Innanzitutto, in seguito alle discussioni e diciamo, ai messaggi sulla mailing list e ai commenti al mio codice su GitHub, sono emerse diverse cose. Le più interessanti mi sono sembrate appunto l'utilizzo di OpenCL per migliorare le performance di questa funzionalità. E OpenCL è una libreria che permette di andare a sfruttare la potenza di calcolo delle schede grafiche e è attualmente integrata nel calcolatore raster tradizionale, quindi quello che salva il file su un disco. E l'ha sviluppata peraltro un italiano, uno sviluppatore italiano che è Alessandro Pasotti. È stato anche, secondo me, molto bravo perché ci ha dato un occhio. Non è una cosa ban molto così banale, oltre a programmare ad alto livello, quindi come ho fatto io, bisogna anche andare un po' più nello specifico dei dettagli della scheda grafica, però è sicuramente una cosa a cui si può tenere in conto se interessano le performance e si potrebbe pensare di integrare quello che è già stato fatto da Alessandro Pasotti per il Raster Calculator, in questo provider di raster virtuale. E un'altra miglioria che può essere fatta al calcolatore raster, che attualmente sputa fuori, quindi dà come output un raster file con una banda sola, è la possibilità di dichiarare più formule e di calcolare bande diverse, quindi avere in output un raster con bande diverse, è una cosa che attualmente non esiste. E però riguarda più il calcolatore raster in sé che la mia funzionalità, quindi che questo provider virtuale. È magari un po' lungo come procedimento da sviluppare, per me almeno, però non è così complesso come invece mi sembrava l'integrazione con OpenCL. Quindi prima di terminare, di iniziare la discussione o rispondere alle domande se ce ne sono, e diciamo che volevo far vedere anche un'altra cosa che per me è stata molto interessante, che è appunto l'aggiunta al calcolatore raster della possibilità di utilizzare dei conditional statement che si vanno a finalizzare in questo pulsante con la scritta if, perché permette la scrittura di espressioni con questa sintassi. Quindi, posto che l'ansat è un file raster caricato in QGIS, se la banda 1, quindi l'ansat.chiocciola 1 è maggiore di 126, quel pixel, quindi si va a verificare se in quel pixel il valore della banda 1 è maggiore di 126, se questa condizione dovesse verificarsi, quel pixel avrà valore 100, altrimenti 10. Quindi probabilmente lo conoscete già perché utilizzate delle espressioni analoghe nel calcolatore di campi. È stato aggiunto anche nel raster calculator, si poteva già fare qualcosa di simile, era un po' più macchinoso e meno diretto. Ecco. E è stato molto interessante perché, almeno dal mio punto di vista molto interessante, quindi dal punto di vista prettamente didattico, oserei dire, o diciamo di conoscenza, è molto interessante perché oltre a lavorare con C++,
A tutti gli effetti, il calcolatore raster permette di scrivere un'espressione in un linguaggio che è appunto, scusate, a tutti gli effetti un linguaggio. Quindi ha bisogno di un lexer e di un parser, che sono molto in breve, quindi prendete queste definizioni con le pinze, ho cercato di riassumere perché uno, non sono la persona adatta a fare una lezione sulla programmazione in generale, e in maniera più astratta, però sostanzialmente si compone di questi due strumenti, di questi due componenti, che sono in maniera generica e generale. Un lexer, quindi, che serve a convertire una sequenza di caratteri, che può essere un testo, il codice, un'espressione, li converte in una sequenza di tokens, che sono delle stringhe a cui si assegna un significato. Quindi sostanzialmente vedremo un esempio nella slide dopo. Ho la mia espressione scritta nel calcolatore raster e a ogni elemento, quindi all'if, alla parentesi, alla virgola, io assegno un significato. Il generatore di parser invece fa un passo in più e prende diciamo i tokens che provengono dall'lexer e ne determina la struttura grammaticale, appunto nel rispetto di una grammatica formale, che vuol dire, parlando più in italiano, anche se è in italiano, che vuol dire che questi token si devono comporre in una maniera specifica per ottenere qualcosa. Quindi, semplicemente, se abbiamo dei token che sono un numero, il simbolo più e un altro numero, la grammatica formale dirà che il primo numero più il simbolo più il simbolo dell'altro numero andranno a fare un'addizione. Molto semplicemente e probabilmente con alcune semplificazioni. E quindi sostanzialmente sono andato a lavorare con questi. Alla fine, questi due strumenti hanno un corrispettivo in QGIS, che sono due file che si chiamano Lexer, Raster Calculator Lexer e Raster Calculator Parser, che utilizzano un linguaggio simile a quello del C++, però non è proprio uguale, ha una sintassi un po' esoterica, mi verrebbe da dire. E quindi, se io ho la mia espressione che nella maniera più generica può essere questa, quindi if raster expression, if aperta parentesi raster expression, virgola, raster expression, virgola, raster expression, chiusa parentesi, il lexer andrà a fare una bella scansione di questa espressione e individua gli 8 token che la compongono, che sono gli 8 blocchetti fondamentali che compongono questa espressione, che saranno 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Mentre il generatore di parser dice come questi si devono combinare. Quindi cosa andrà a dire, cioè cosa gli dovrai far fare al generatore di parser? Quello che ho fatto è poi sono andato a scrivere nel codice che se l'espressione 3 è verificata, quindi è uguale a 1, nel caso del C++, il risultato di tutto questo dovrà essere l'espressione 5, quindi il token 5, che è l'espressione, la prima opzione, mentre restituirà l'espressione 7, quindi la seconda opzione, se l'espressione 3 non è verificata. Quindi, seguendo il conditional statement, sono andato a dire a questo generatore di parser come deve comportarsi quando gli capita di scansionare un'espressione del genere. Questo è stato molto più breve rispetto alla creazione del data provider di cui ho parlato prima, però magari sono andato un po' più a fondo su quello che può essere il funzionamento di un linguaggio, in questo caso molto semplice, un linguaggio di programmazione. Adesso dovrei aver finito le slide. Io, prima di aprire la discussione, volevo. Oppure, se ci sono domande, fatemele. Volevo farvi vedere appunto com'è l'ambiente di sviluppo di QGIS e fare una piccola modifica. Quindi, farvi vedere come funziona il provider di raster virtuale e fare una piccola modifica per vedere, diciamo, real time come cambiando una cosa del codice, appunto, si hanno dei cambiamenti anche nell'applicazione. Quindi a questo punto esco dalla presentazione. Dimenticavo, scusate, magari lo faccio vedere dopo. Comunque, il prossimo jailbreak il 6 ottobre, dove dovrebbe essere ospite Salvatore, che appunto
è in questo caso uno spettatore. Dopo però lo ripubblico perché deve essere la slide finale. Allora, io mi sono aperto il mio ambiente di sviluppo. Quindi, questo è appunto la IDE appunto in cui ho sviluppato la mia applicazione. Per far partire QGIS in modalità da sviluppo si fa run, in questo caso per non far ricompilare tutto, l'ho già aperto e ho aperto un file, che però richiudo subito. Quindi ho aperto un file dai file disponibili nell'ambiente di test, quindi qua dentro, sotto test, ci sono una serie di file che si possono utilizzare. Quindi io posso usufruire del raster calculator, diciamo che voglio un'espressione che componga le prime tre bande, scusate la banalità, l'ho già usata 10.000 volte, questa espressione magari nella PR, però è utile. In questo caso non voglio specificare un nome che sarà, come dice la line edit qua, che sarà appunto preso automaticamente dall'espressione. Ok. Clicco ok e come vedete, senza il bisogno di salvare il file su disco, ho in output la composizione di queste tre bande. Se ci vado a cliccare sopra, anzi facciamo così, se ci vado a cliccare sopra, vedo che appunto l'output che si chiama Landsat 1, Landsat 2, più Landsat 3, in questo punto o in qualsiasi altro punto, porco cane, scusate, è uguale alla somma della banda 1, banda 2, banda 3, molto banalmente. Quello che volevo fare era fare chiudere questo e fare una piccola modifica perché, anzi, prima di chiudere, vi faccio vedere. Se si usufruisce appunto di questa funzionalità, bisogna specificare il nome oppure questo nome viene preso automaticamente dall'espressione. Qualora in un futuro uno sviluppatore, uno che vuole migliorare il codice esistente, non vuole che il nome venga preso direttamente dalla formula perché ci possono essere una serie di problemi, magari se si riutilizza questo layer in un secondo momento a leggere il nome perché ci sono le virgolette, perché ci sono dei simboli particolari, vogliamo dirgli che il nome generato automaticamente non è dall'espressione, ma è si chiamerà Virtual Raster perché in questo momento non ho fantasia. Allora, come si fa? Si deve ovviamente andare a mettere mano al codice perché sennò lui prenderà sempre l'espressione. Farei così, chiuderei senza salvare. Mi sono già aperto la classe che ci interessa. Ovviamente, nel codice bisogna andare a metterci mano. In questo caso io so dove andare a metterci mano perché so dove il file che viene caricato prende il nome, che è questa classe gigantesca. Come vedete, siamo a riga 6602 e non siamo neanche a metà. Penso che sia stata fatta appunto dal primo sviluppatore di QGIS. Dopo lo andiamo a vedere perché c'è nell'headline. E allora voglio che il nome non sia, come vedete qua, questo metodo. Aggiunge al progetto di QGIS un raster, come dice lo stesso nome. Questo raster avrà lo URI, quindi il percorso specificato qui, che sarà appunto quello lo URI che abbiamo codificato per il nostro data provider. Il nome, in questo caso, se non si inserisce niente, quindi qua c'è l'uso di questo sintassi col punto di domanda, se non si inserisce niente, quindi se è vuoto, prenderà il nome della formula, alternativamente prenderà il nome che è stato specificato nella finestra di dialogo, il provider è VirtualRaster. Noi vogliamo che questo qua non sia la formula, quindi il nome non sia preso dalla formula, ma sia un nome che decidiamo noi a priori, adesso sarà questo qui. Scusate, faccio un copia e incolla perché sono molto pigro. E noi il nome vogliamo che sia Virtual Raster Francesco. Ovviamente non lo salverò. Quindi adesso faccio girare QGIS, che lui ricompila tutto il codice che
deve compilare, quindi non lo ricompila tutto, ma solo la parte che gli interessa, che ho modificato, quindi speriamo sia rapido, perché ho aperto un po' di processi, magari abbastanza lento. Intanto, se avete domande, curiosità, gossip, fateli pure. E, appunto, una Io volta ho una che domanda, Angelo. dica, dica. Rimango sempre a bocca aperta quando osservo voi sviluppatori. Sì. La curiosità è, voi che sviluppate, che computer utilizzate? Cioè, le risorse sono abbastanza elevate? No, allora, questa è una bella domanda perché mi ha, nel senso, voi te dici Salvatore, voi sviluppatori, però ecco, ti ringrazio del complimento, ma sicuramente uno sviluppatore più esperto sa dirti qualcosa di più. Siccome parlando con i men, con i due, i miei, con Martin e Peter, gli avevo chiesto su che ambiente devo compilare il codice, su che macchina, così loro mi avevano detto l'importante è che l'ambiente sia un ambiente Linux, perché la maggior parte degli sviluppatori lavora in quell'ambiente e quindi se hai delle domande o se hai dei problemi è più facile trovare soluzioni in quel caso lì. Quindi io ho preso un computer vecchio perché in quel momento stavo cambiando macchina e non avevo neanche quello nuovo. Ho preso un computer vecchio, ci ho installato Ubuntu e ho iniziato da lì. In questo caso, quello su cui state vedendo la presentazione e su cui ho lavorato è un Dell Inspiron, quindi un Dell, diciamo, non di quelli ultra professionali. È abbastanza vecchio, non mi ricordo l'anno, ma lo usavo all'università, quindi è passato qualche anno, l'ho comprato secondo me nel 2014, a 16 giga di RAM, insomma un processore Intel Core i7, la scheda grafica non l'utilizzo mai, comunque ha una scheda grafica abbastanza basic, quindi non è niente di speciale. La cosa che in effetti che ho sentito la prima volta che ho compilato tutto il codice, quindi quando devi compilare dall'inizio tutto QGIS, è grandissimo QGIS, anche se lo compili nella versione più light, ci mette un pochino, almeno la mia macchina ci ha messo un pochino. Ho visto anche che ci sono una serie di webinar o di lezioni o comunque di dirette fatte sia da Niall che da Tim Sutton, da Pasotti e via discorrendo. Anche loro ogni tanto quando lo ricompilano dicono, eh sì, attenzione che magari ci mette 20 minuti. Da me ci ha messo molto di più di 20 minuti perché magari il mio computer era un po' meno performante. Comunque sì, ho utilizzato un setup abbastanza basic. L'unica cosa per sviluppare questa parte qui è appunto che mi hanno detto non puoi prescindere tanto da quello, è non farlo in ambiente Windows, ma farlo in ambiente Linux, che può essere Ubuntu o un'altra distro. Però sì, quello. Ecco. Può anche essere una macchina virtuale, solo che poi devi fare i conti con le prestazioni. E Eh sì. Io allora, sì. Sì? se non erro, parlando con altri sviluppatori, sì, in questo caso sviluppatori, una volta ho chiesto, non mi ricordo se era Matteo Ghetta o un altro, Sì. ho chiesto, ma Niel su che macchina lavora, Niel? No, vabbè, ma lui Perché? magari è un caso a parte. Cioè, quando me l'hanno detto io non ci credevo. Cioè, Niel lavora, sì, utilizza Linux, Sì. ma se non ricordo male, lui lavora con almeno 64 giga di RAM. Meno di Cavolo. questo, mi Sì. dicevano, lui non ci lavora. Cioè, perché lui vuole risultati istantanei, non può Sì. perdere tempo ad aspettare che si No, beh, ma concluda. quello allora diciamo che capisco perché allora io ho sviluppato questa funzionalità che è stata una classe aggiuntiva e non sono andato a mettere le mani più di tanto, un pochino sì, ma non sono andato a mettere le mani più di tanto nelle classi più importanti che erano quella QGIS App che ho modificato adesso. L'ho modificata 2 o 3 volte in tutto e quella lì quando ricompila tutto ci mette un bel po', quindi se già devi aspettare ogni volta 5 minuti uno diventa, cioè posso immaginare che uno sviluppatore esperto e un professionista
si stufi anche ad aspettare 5 minuti e non sia neanche Sì. sostenibile se deve rifarlo 100 volte al giorno, perché 100 per 5, insomma, ne va via di ore, anzi, non ci stanno neanche in un giorno. Quindi sì, immagino che lui abbia, poi ne ha fatto un business, nel senso del suo lavoro, quindi deve essere performante. Sì. E comunque, poi, essendo, sì, questo programma era per gli studenti, quindi anche gli sviluppatori che ci seguivano, in questo caso appunto i due Martin e Peter, vabbè, loro hanno una, cioè, lavorano per un'azienda, quindi hanno a disposizione anche dei server su cui far girare tutti i loro processi, quindi non mi sono neanche messo a fare i paragoni. Ecco, comunque il buon QGIS, il mio macinino qua è partito e volevo solo farvi vedere che adesso, se io faccio un calcolo che è quello di prima esattamente, anzi un po' diverso, lo creo, appunto, creo questo on the fly raster, faccio ok, vabbè, questa splendida modifica per cui il nome che prende automaticamente è Virtual Raster Francesco. Qua avrei delle domande, Francesco, Sì, posso? vai, Allora, anzi. prima, come? Allora, la prima cosa che ti chiedo è, questo file è un file virtuale, nel senso che se spengo QGIS o va via la corrente, non so, lo perdo questo file o no? Allora, è un file virtuale, sì, però non lo perdi perché è scritto, perché in pratica lui questo URI lo prende, quindi se io adesso salvo il progetto, lo chiudo e lo riapro, il file c'è. Se invece tolgo se tolgo il sottostante, quindi quello da cui è partito, lui non sa dove andare a prendere i dati e quindi mi darà un errore. Però, Ah, oh. se, quindi Ah, se ti quindi parte la... è. È legato al Sì. Sì, progetto e al percorso del file, no? Adesso qua c'è una roba bruttissima. Comunque, questo è lo URI, anzi, facciamo così. è come Virtual Layer, quello sui Sì, vettori. Ottimo, è come quello. bellissimo, Infatti, ho bellissimo. guardato un po' anche quello lì come era fatto. Sì. Quello lì è uno strumento molto carino che non è tanto utilizzato, secondo me, però in verità è molto utile. E comunque funziona come quello, in pratica lui è legato al progetto di QGIS, quindi se io apro il mio questo progetto che non è salvato, lo apro con un editor di testo, vedo che c'è in un punto il mio file, e poi è legato al file da cui è partito, quindi in questo caso l'ANSAT, se io vado nella cartella home frank deb bla bla bla, questo file lo elimino, Sì. non lo trovo più, ovviamente mi dà un errore, perché lui parte da quello. Ma se riaprissi in questo istante nuovamente il calcolatore, questo file virtuale è Sì, nell'elenco dei layer lo puoi disponibili. utilizzare, vedi, c'è Virtual Raster Francesco. Ah, ecco, quindi si può Sì, riutilizzare. lo puoi utilizzare. Sì, infatti è stata una delle cose su cui ho lavorato. Lo puoi riutilizzare e poi, diciamo, nel senso, se fai... Poi, scusa, se vuoi, diciamo, utilizzarlo come preferisci, lo puoi fare. Quindi è a tutti gli effetti un file raster caricato in QGIS. L'unica cosa è che non ha, non, cioè, si basa su degli altri file, quindi devi stare attento a non eliminare gli altri file, però è un altro file che poi, peraltro, se poi ti serve in altre cose, lo puoi esportare, save as, è tutto abbastanza regolare da questo punto di vista. Poi invece se ci sono delle cose che non funzionano, lo segnalate, vediamo, non so se io, spererei io, ma se ci sono delle cose che non vanno, vediamo di sistemarle. Dico io perché banalmente ho scritto il codice e almeno so dove dare le indicazioni per partire, poi non è detto che sappia risolvere il problema, se ci sono delle issue particolari. Ma sarà presente già nella prossima in QGIS 3.22? Sì, perché hanno fatto, cioè la mia pull request l'hanno accettata, quindi sia l'if quindi sia il conditional statement, quindi questo qua, che la possibilità di utilizzare questo dovrebbe essere presente. E poi Sto fammi... Sì. guardando se c'è già. Scusami, io, Perché siccome poi... c'ho sempre la master.
Sì, vai a vedere. Perché poi mi sa che l'ho scritto anche da qualche parte. Ah, vabbè, sì. Ho modificato questa classe di Gary Sherman mettendoci Francesco, magari dopo non lo salvo. Wow, è già tutto presente. È tutto Come perché nel mi hanno già chiesto rapporto. di fare la documentazione e ho visto anche che se te adesso fai questo, vediamo se mi viene, se vai in QGIS Raster Data Provider Class, qua dovrebbero esserci, avevo già visto le indicazioni, vedi, ci sono già, cioè già nella documentazione dell'API di QGIS ci sono queste due struct che ho scritto io, quindi secondo me sì, appena esce quella nuova dovrebbe uscire e che sarà anche un bene, nel senso, magari sono un po' preoccupato, però un bene così almeno la si testa, la testano più persone e vedono come funziona, se ci sono, quali sono i problemi, se ci sono, sicuramente, e come va. Ecco. E allora, io quasi quasi rimetto come sfondo, così rimane almeno nella registrazione, il fatto che il 6 ottobre sarai te per il secondo round, mi sembra che parli delle espressioni, hai dovuto fare due capitoli, giusto, Salvatore? E ecco. Se poi non ci sono altre domande, per me possiamo interrompere qui la registrazione. L'unica cosa chiedo a Rossella o a Tiziano se sono entrati come amministratori perché io sono entrato come utente finale, quindi Sì. sono ottimo, ottimo. Tranquillo. Dai, niente. Grazie mille, Francesco. No, grazie a voi. Niente. Ci vediamo il 6 ottobre, quindi. Niente, se poi ci sono domande o questioni, i miei contatti sono quelli di Gitero o su GitHub o dove preferite. E Sì, anche sul vediamo di canale risolvere. YouTube dove metteremo il Sì? video, eventualmente i commenti, insomma. I Sì, canali sì. Certo. ce ne sono. Dai, Va buona bene. giornata a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Salvatore. Ciao, ciao.